prima di introdurre l'ospite di oggi, sperando sempre che tutte le piattaforme tecnologiche, le reti infrastrutturali del nostro meraviglioso paese funzionino come dovrebbe essere, consentitemi di fare il punto su una vicenda di strettissima attualità. Avete forse seguito il problema legato agli spostamenti pasquali, per cui si è arrivato al paradosso di avere da una parte il divieto di spostarsi per raggiungere magari la propria seconda casa in una località marittima o montana o turistica che dir si voglia, mentre invece paradossalmente era possibile spostarsi per andare all'estero. Allora il ministro della Salute Speranza ha pensato bene di emanare un ennesimo decreto o ordinanza, diciamo un piccolo pacchetto di norme, tanto per cambiare. Siamo il paese più normato al mondo. Peccato che siamo un paese normato, ma non siamo un paese normale, perché a furia di impostare norme su norme, poi uno alla fine diventa matto, anche perché a questo punto non si capisce bene più cosa è consentito, cosa non è consentito. Allora, intanto, per quanto riguarda i viaggi, volete andare in un paese europeo? Beh, sappiate che dovete fare il tampone all'andata, quando tornate verrete messi in quarantena per 5 giorni, e poi al termine dei 5 giorni c'è un secondo tampone. Tutto chiaro? La quarantena di 5 giorni, peraltro, è una quarantena edulcorata, perché comunque la quarantena è già in vigore se invece andate verso paesi che non sono dell'Unione Europea, extra UE. Quindi quarantena per i paesi extra UE, ma quarantena anche per i paesi dell'Unione Europea. Quindi tampone all'andata, tampone al ritorno, tampone per chi arriva dall'estero. Presumo anche per chi arriva dall'estero la stessa norma di 5 giorni di quarantena. Tutto questo a complicare un quadro in cui non si capisce bene, poi invece per quanto riguarda le seconde case non ci si può andare. Ci sono una serie di ordinanze regionali, l'ultimo è quella del governatore della Liguria Toti, che si è accodato ad altre regioni che avevano provveduto in tal senso, non si può raggiungere la seconda casa di proprietà. Ora, quando poi uno parla di seconda casa di proprietà, c'è subito quello che si alza a fare l'indignato: ma certo, voi ricchi che avete le seconde case vi lamentate di non poterle raggiungere per le vacanze di Pasqua, di Natale o di Ferragosto, la festa che piace a voi, voi ricchi, mentre noi poveri siamo chiusi nelle nostre case in città. Allora, quando si parla di proprietà di seconde case, lo dico per... non è che tutti abbiano una seconda casa che è una villa con giardino e dependance a Portofino, in Costa Smeralda o Cortina d'Ampezzo. Parliamo magari di persone che hanno comprato la seconda casa in amene località, che Pizzichettone anziché Ovindoli, 50 metri quadri, 60 metri quadri. Perché? Perché hanno lavorato, hanno pagato le tasse, hanno messo da parte un gruzzoletto, su quel gruzzoletto hanno chiesto un piccolo mutuo e hanno comprato questa casetta. Quindi non bisogna demonizzare i proprietari di seconde case. Tra l'altro, la cosa surreale, e chiudo prima di presentarvi l'ospite, è il fatto che l'associazione dei piccoli proprietari immobiliari segnala che solo di IMU le seconde case portano 3 miliardi e mezzo nelle casse dello Stato, a cui si aggiunge 1 miliardo per la TARI, la tassa sui rifiuti, 4 miliardi e mezzo queste seconde case. Ora, ma visto che è un bene di mia proprietà, lo Stato potrebbe lasciarmi, come dire, libero di raggiungerle in piena sicurezza? Esco da casa con uno scafandro, mi infilo in macchina con lo scafandro, arrivo sotto casa al mare o in montagna, a Ovindoli, esco dalla macchina con lo scafandro e con lo scafandro mi infilo in casa. Mi spiegate dove c'è il pericolo di assembramenti? Anziché stare chiuso in città, sto chiuso in montagna e non vedo nessuno. No, non si può fare neanche questo. Mentre però si poteva andare all'estero in aereo. Follie. Bene, a proposito di follie, è un piacere per me ritrovare Mauro Coruzzi. Buongiorno. Buongiorno a te, non ho capito perché piacere di tra la follia, no. Sono suscettibile di trattamento psichiatrico già? No, no, la follia dei personaggi che non si fanno omologare al politicamente corretto,
che hanno sempre seguito dei personali itinerari, percorsi di vita, che non si fanno etichettare né in un senso o in un altro e dicono sempre schiettamente quello che pensano. Ma io in un paese in cui in maniera ipocrita non si prende mai posizione. Mauro Coruzzi è uno che invece ha preso sempre posizione, anche a costo di infilarsi in polemiche, ma giustamente se n'è sempre fregato, ha tirato dritto. E intanto lo ritrovo rifiorito. La ringrazio molto, dottor Pieroso. Come fa questi, come sono delle consulenze amorevoli nei confronti dei depressi cronici, che dopo aver affrontato una terapia dal punto di vista della cosiddetta linea dimagrante cercano ora un conforto attraverso i pareri altrui? La ringrazio molto. No, ma è che quando io adesso sento sempre dire Mauro Cruz, cioè Platinette, ho capito, Platinette è una maschera, tutti noi abbiamo delle maschere, diceva Shakespeare che il mondo è un palcoscenico, no? Noi siamo il paese, l'italiano, il paese delle maschere, siamo sempre persone che simulano quello che non pensano e dissimulano la propria realtà, le proprie convinzioni per quieto vivere, per baciare la pantofola, per non creare... Baciare la pantofola? Nei confronti... Ci possiamo dare del tu? Vorrei sperarlo. Io ho cercato tempo fa di darle ben altro che del tu, però lei non ne voleva sapere. Mi pare non ne voglia sapere tuttora. Sa che non conosco il significato della frase baciare la pantofola? Cos'è, un feticismo? Baciare la pantofola in segno di timore reverenziale e di omaggio nei confronti del potente di turno dal quale ci si aspetta un qualche vantaggio. Allora, siccome in Italia esiste il principio di, senza metterla giù dura, di cooptazione, cioè se tu vuoi fare determinate cose ti devi inchinare a certi circoli, anche a dei circoli sportivi, no? Per entrare a Roma al circolo Aniene, che è quello presieduto da Giovanni Malagò, che è anche presidente del CONI, devi essere cooptato, cioè significa che cooptato, quelli che sono già dentro ti danno il via libera, devi essere accettato. Ho capito. Ecco. Bel verbo, accettare, va bene, però io non ho nessuna intenzione di fare carrozziere, per cui sto tranquillo, senza baciare pantofola alcuna in questo caso. Senza baciare... Allora, io quello che volevo sapere è, lasciamo stare le polemiche degli ultimi giorni, di quelle che se uno apre oggi, no, e googola, come si dice, mette il nome di Mauro Coruzzi, gli esce le polemiche con personaggetti televisivi, eccetera. Sì. Sì, a proposito della difesa del mondo LGBT, non c'è la difesa, c'è la difesa, c'è la difesa parziale. Intanto, come siamo messi su quel fronte? Perché allora, che ci siano comportamenti omofobi, eccetera, purtroppo è una realtà. Che tipo di reazione va messa in campo nel momento in cui, ad esempio, in Parlamento si sta discutendo un provvedimento che dovrebbe introdurre delle aggravanti specifiche per tutti quei delitti connessi all'omofobia sul piano, diciamo, dei gesti materiali fisici, ma anche delle enunciazioni teoriche o teoretiche. Ne sai qualcosa, Mauro? Sì. Ne so qualcosa e presuppongo, almeno con tutta la lucidità di cui posso essere capace a quest'ora, che sia una legge, non so, presuppongo necessaria, ma sicuramente utile. Ciò che mi giunge più difficile comprendere è quando accadono fatti di cronaca come quello di pochi giorni fa nella metropolitana, con una persona che ha menato due uomini che si baciavano. Ho la vaga idea che più che leggi o inasprimento delle pene eventuali per reati di questa natura, sarà molto più complesso cambiare la mentalità. Cioè, finché quello del comportamento sessuale, dell'orientamento sessuale, resta un tema al centro dell'attenzione, tanto più se ne parla, paradossalmente, tanto più ho l'impressione che la mentalità di base, che è quella che non dovrebbe farcelo pervenire come un problema, non cambi. Nel senso,
che, sottolineando per l'ennesima volta le differenze, capisco le problematiche legate appunto alle aggressioni o appunto come in questo caso addirittura con insomma, cioè, mi sembra dei rapporti medici piuttosto preoccupanti, non cambierà la testa delle, non stia cambiando la testa dell'ignorante, non stia cambiando per niente quel tipo di mentalità aggressiva, rabbiosa che hanno persone cui questo modo di comportarsi in pubblico, ad esempio come è accaduto ai due ragazzi, risulta estremamente fastidioso. Detto ciò, alla stupidità non so come si possa far fronte, non certo solo con una legge, non certo solo con la cosiddetta educazione sessuale alle scuole, i diritti alla parità e tutto quanto, ma ribadisco, ma non per spirito di contraddizione, che finché viene vissuta come una differenza, perché tale è, questo dubbio alcuno non c'è, ma la sottolineatura della differenza fa sì che la differenza risulti ancora più forte. Lei faceva riferimento a personaggi televisivi dell'ultima ora con i quali ha avuto le discussioni. Non ho le avute io le discussioni, le ha avute lui nei miei confronti, mentre stava all'interno di Reality, in una quotidiana, ha detto quando incontro quella, riferendosi a me, le do due sberle. Perché? A parte che uno che ha difesa dei diritti sacrosanti, tutto quello che le pare di retorica su questo campo, promette sberle a una persona, non un confronto, non dico dialettico, ma qualcosa che ci assomigli, già mi dà un po' da pensare. Ma detto ciò, io posso avere un'opinione diversa sulle cosiddette unioni civili, sui rapporti tra persone dello stesso sesso, sul fatto che dietro questo c'è anche un mondo di retorica fatto, di diritti da una parte, richiesti, pretesi, e poi da una forma paradossalmente paritetica invece di comportamento che discrimina, perché discrimina me. Se io vengo definito un omosessuale omofobo, a parte il paradosso della definizione, ciò che non si vuole comprendere è che gli omosessuali A non sono tutti uguali, A no, o B non sono tutti sensibili, carini, e C forse hanno delle consapevolezze diverse. Io vorrei essere d'ora in poi, proprio per evitare ulteriori settori di marcatura di cifra di giudizio, la definizione omosessuale, mi si consideri individuo, essere umano, persona. Poi con chi cazzo vado a letto sono affari miei e continueranno ad esserli fino a che qualcun altro poi insorgerà e dirà, come è successo appunto in queste settimane, ecco la solita stronza che fa il suo lavoro e non vuole essere giudicata per le sue opinioni. Io voglio essere giudicato per le mie opinioni, ma voglio il confronto sulle opinioni. Quindi non esistono omosessuali, tanto per essere molto chiari, di sinistra per definizione. La legge sull'omofobia, l'unica in vigore, mi sembra, è attuata, è stata firmata da Mara Carfagna. Questo, se tu lo ricordi a qualcuno, questo qualcuno si indispettisce o si inalbera. Non è mica colpa mia, l'ha firmata anche l'onorevole ex, o non so se sia ancora tale, Alessandra Mussolini. Quindi di che cosa stiamo parlando? Non c'è nessuno che difenda o osteggi determinati comportamenti, c'è solo un modo di ragionare intorno a questi che può essere una base per il confronto, non lo scontro. Allora, spero che sia ancora più chiaro nel caso mi fossi espresso male, perché è un piacere parlare, ascoltare Mauro Coruzzi per le cose che avete appena sentito. Il riferimento di Mauro è all'incidente avvenuto a Roma, chiamiamolo incidente, di cui io mi sono occupato a Virgin Radio, dove uno spazio in cui, come questo, commento i fatti di attualità, ero rimasto colpito dalle immagini di questo energumeno troglodita con, credo, due arachidi al posto delle sinapsi, il quale ha attraversato i binari di questa stazione romana di Valle Aurelia, attraversato, è saltato sulla piattaforma e ha preso a sberle o a cazzotti questi due ragazzi che ai suoi occhi avevano il torto di scambiarsi effusioni affettuose in pubblico. Ora, per carità, avete seguito il ragionamento di Mauro? Dice, vabbè, possiamo anche introdurre tantissime altre norme, ma se non cambi la testa delle persone, se non lavori lì,
è un po' come le cinture di sicurezza, il casco, il divieto di fumo, no? Tu puoi fare tutti gli obblighi, ma se poi quell'obbligo non si traduce nella modifica di un comportamento sociale a livello collettivo o a livello individuale, tu avrai messo le norme, le sanzioni, ma sempre l'energumeno troglodita con due arachidi la prossima volta rifarà lo stesso gesto. Quindi è giusto individuare i responsabili di questi atti delittuosi, perché è ovvio, no? L'aggressione fisica, ma detto questo, poi possiamo anche emanare norme, regolamenti, decreti, ordinanze, se non cambiano i comportamenti delle persone, ciascuno di noi deve fare i conti con i propri pregiudizi. E ha ragione Mauro, potremmo parlare di individui? Allora, parlando di individui però, Mauro, mi consenti, per chi magari non conosce tutta la tua storia, di farti ricordare che cos'erano le pumitrozzole? Oh, dottor Pieroso, a quest'ora della mattina scendiamo negli inferi del peccato, bruceremo da qui all'eternità, almeno, come diceva cantautore, avremo il caldo per l'inverno. Puttane, mignotte, troie e zoccole, detto ecco, con tutta l'ingenuità possibile, un sincretico, una parola che mette insieme tante per definire un gruppo di, adesso si chiamano drag queen, una volta si chiamavano travestite, orrende, aggiungo io con una R sola, in grado, in quel caso, andiamo nello scorso millennio, di mettere insieme una bruttezza irrispettosa nei confronti delle regole, dell'armonia, del bel vedere, con una incapacità totale di recitazione, canto e balletto, che però avevano come gruppo la pretesa di diventare simbolicamente esponenti del cosiddetto camp, ovvero l'esagerazione come gusto della vita. Non c'è niente di meglio che fare al peggio delle proprie possibilità ciò che già non si sa fare e pretendere di essere apprezzati per questo. Questo erano le pumitrozzole. Ecco, ma venivate dal movimento, perché all'epoca sì, qualsiasi cosa sì, era etichettata sì, movimento, no? E quindi voglio dire, il movimento poi in Emilia Romagna, ad esempio, voleva dire frequentare il dams, voleva dire infiltrarsi ai cortei dei metalmeccanici, cosa che magari avete fatto pure voi, per solidarietà con le lotte sindacali, immagino. No, no, per solidarietà con i nostri ormoni, anche perché, vede, la regione era già rossa ben prima che avessimo questo meraviglioso calambur di colori, e quindi nelle manifestazioni con la bandiera rossa si entrava fantasticamente, perché allora tutti presupponevano, per una forma non so di che natura, forse era lisergica, che tutti i rapporti, o comunque che tutte le varie componenti della società potessero e dovessero avere una presenza, insomma non era discriminante per nessuno. Il metal meccanico, anche se poteva trovare imbarazzante essere avvicinato da un travestito, alla fine non dico che cedesse quasi sempre alla pulsione sessuale del predetto sì, ragazzo vestito in abiti più o meno femminili, ma insomma ci stavano quasi tutti, questa è la verità, e il movimento era più pelvico che d'altra natura. Però per arrivare, come si dice, alla sostanza bisogna prima scartare la caramella, prima di ciucciarla, chiedo scusa per il paragone francamente anche un po' volgare. No, è un'immagine da dolce Stil Novo, Mauro, non ti preoccupare, va benissimo. Senti, la tua fama, se non ricordo male, a un certo punto, comunque vogliamo valutare la tua carriera, i tuoi cambiamenti che sono normali nelle vite delle persone. Io stesso non sono uguale a me medesimo di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 30 anni fa, quando giravo coi capelli lunghi e col pizzetto e venivo irriso da Ornella Vanoni, che mi chiamava Palomo, te lo ricordi quel protagonista di quella soap opera messicana, credo, ecco, Ornella Vanoni mi chiamava Palomo. Guardatemi adesso se 30 anni fa potevo essere Palomo, adesso poi ho al posto degli addominali i lardominali e tanto va benissimo. Ma la tua fama è arrivata in Giappone, dove a un certo punto, se non sbaglio, sei stato ospite di tal Matsuko Deluxe o Matsuko Deluxe? Esattamente. Sì, sì, Matsuko Deluxe è un ex lottatore di Sumo, la travestita più famosa del Giappone, credo anche l'unica così famosa, che conduce uno show in seconda o terza serata, perché il Giappone è paese dei contrasti e anche delle sorprese. Uno non può pensare, io credevo di essere stato perfetto
del cibo giapponese, quando vidi la Torre Eiffel al porto di Tokyo, ho detto: ma dove siamo? E hanno una Torre Eiffel, e pensi, una specie di Torre Eiffel ma similare a quella reale, e a meditare di quel tipo lì, e hanno una televisione totalmente schizofrenica, non so se bipolare o che cosa, in cui durante la giornata va in onda la regolarità, a una certa ora della sera cominciano i giochi più assurdi del mondo, gente che corre in mezzo al fango, tete ovunque, hanno pochissimi canali e hanno questo show di questa Matsuko Deluxe, che venuta a conoscenza che in Europa c'era una travestita analoga a lei, quindi di grosse dimensioni, molto cicciona, diciamo, ha fatto in modo, attraverso la Fuji Television, quella che una volta faceva le macchine fotografiche, di invitare me, e io con molto piacere ho preso, sono andato, accompagnato da truccatrici come le vere dive, non ci si muove mai da soli, e arrivato a Tokyo, sono arrivato una settimana a fare vari servizi, ma soprattutto a fare due, forse tre serate con Matsuko. Io non capivo una mazza di quello che lei diceva, e men che meno lei capiva quello che dicevo io. Ci parlavamo, lei pensi, due obesi orrendi, entrambi famosi per motivi differenti, diversi continenti, che tentano di chiacchierare del più e del meno. Siamo finiti sul cibo e dintorni, sesso e dintorni, però io ero partito preparato, istruito, nel senso che ho cantato un paio di canzoni in giapponese, prendendole dal repertorio di Mina, che in Giappone ha avuto una certa risonanza, dove non l'ha avuta Mina, certo. Anata to watashi, e piangi se ridi, fatta in giapponese, perché ebbe un certo successo da quelle parti. Beh, immagino ci saranno dei video su YouTube che dopo andremo tutti a ricercare. Perché deve essere stato uno spettacolo indimenticabile. Certo. Macchetta, poi con uno studio dove stavano, tipo a quelli della notte di una volta del meraviglioso Arbore, varie tipologie di persone, chi cuoco, chi lettore di tarocchi, sì, o roba del genere, e dicevano la loro con quei meravigliosi versi che fanno i giapponesi, con un fantastico mondo fatto di sorrisi. Io sono rimasto incantato da quello studio, da Matsuko e dal Giappone stesso, perché chiunque sorride, non so cosa abbiano tanto da sorridere, quelli dei taxi hanno i guanti bianchi e dei pesti, altro che le nostre difese, e le mascherine le usavano già qualche anno fa, che loro sono fissati con, certo, con l'inquinamento e tutto il resto, le ragazze soprattutto, per tenere la pelle insomma pulita, preservata, salvaguardarla. Per cui sì, anche il Giappone, caro mio, ha avuto questa disgrazia di vedermi, non vedo l'ora di tornare, anche se non so per far cosa, perché ci vogliono tante di quelle ore su quegli aerei. Questo è vero, questo è vero. Hanno le Olimpiadi, per cui saranno occupati in ben altro. Vorrei sapere come si fa sesso alle Olimpiadi a Tokyo in un periodo come questo, perché anche in Italia nessuno ci ha detto dall'inizio della pandemia, nessun ministro che si chiami Speranza, Fede o Carità, non lo so, come fare sesso, perché tutti consigliano distanziamento sociale e compagnia, nessuno che abbia speso due parole, o siamo diventati tutti monaci improvvisamente e non pratichiamo, o altrimenti evidentemente il sesso è tornato clandestino, che francamente non sarebbe neanche male per certi versi. Sì, mi parli o mi parla, come avete visto anche Mauro mi dà del lei, mi dà del tu, perché quando sei abituato a dare del lei, poi anche quando ti parli con una persona che conosci, con cui normalmente c'è il tu, davanti alla telecamera, davanti al microfono, ti scatta quella norma di buona educazione di non sembrare troppo amici, no, all'occhio di chi guarda. Ti sei vaccinato? Ti vuoi vaccinare? Non ti vuoi vaccinare? Sei in lista d'attesa? Che non vorrei essere poco conforme, ma quando sento nominare così tanto, come in questo periodo, la parola vaccino, penso sempre a quello del latte, al siero e al vaccino. Lei capisce latte che le origini contadine, certo, come no, hanno una loro influenza. Lo farò. La cosa che mi chiedo, che continuo a chiedermi senza avere una risposta da nessuna parte, è perché non siano ipotizzabili e quindi in un qualche modo comunicabili alla popolazione delle ipotetiche, per quanto più o meno realistiche, anzi più realistiche che meno, liste. Perché io non posso sapere quando sarà
non dico il giorno e l'ora, no? Non voglio l'appuntamento preciso fin da adesso, ma almeno un periodo indicativo. Io ho una certa, come si dice, sono entrato decisamente nella zona a rischio, avendo superato i 65 anni, e mi chiedo perché non sia possibile fare una lista, come si fa forse in altre parti del mondo, non lo so, dove e quando sarà presumibile che io possa vaccinarmi. Solo questo, lo chiederei alla mia regione, non so, io vivo a Milano ma ho la residenza in Emilia-Romagna. Se passo il Po, cosa sono? Nel Far West da una parte, dall'altra? Cioè, non mi pare ci sia una programmazione che renda, non dico tutto questo, no, vero e ipotizzabile al 100%, ma almeno ipoteticamente tranquillizzante per chi come me, peraltro io non sono particolarmente agitato sul fronte vaccini, farlo o non farlo, osservo le regole di sicurezza condivise in questo periodo, ma insomma non mi spingo verso l'ansia e nemmeno verso l'angoscia, oddio, oddio, oddio. Cerco di continuare a fare una vita ricca di altri stimoli e non rimanere vittima appunto di questa che mi sembra una pandemia ben più grave che quella del disagio psichico, quella dell'incapacità di accettare quello che sta avvenendo come una forma, ahimè, inevitabile del destino. Non sono complottista, non me ne può fregare meno se la Cina diventa il primo paese al mondo. Però di alcune cose è ovvio che no, su alcuni temi mi faccia delle domande. Perché non c'è un vaccino cinese, esempio? Ce l'abbiamo lo Sputnik, questo meraviglioso omaggio al passato di quando i russi andavano per aria con gli Sputnik, lanciavano le cagnette Laika in giro per la atmosfera. Bravissimo. La Cina, da dove sarebbe partito tutto, non è stata in grado di produrre un vaccino fino ad ora? Questa è una domanda che mi rendo conto non è necessario farsi, ma alla quale sarebbe carino avere una risposta per fornire ulteriori elementi di tranquillità alla nostra già agitata esistenza di questo periodo. Mauro, tu hai detto che sei tra la Lombardia e l'Emilia Romagna. A Treviso, sì. Veneto, invece, hanno adottato un criterio che mi sembra talmente banale. Avendo l'autorità pubblica, le liste elettorali, no? Ti devono chiamare alle elezioni, lo sanno se sei maggiorenne o non sei maggiorenne, sanno dove abiti, quando sei nato, il tuo codice fiscale. A Treviso hanno fatto una cosa banale. Senza fare prenotazioni online, il messaggio SMS, aspetta la conferma, iscriviti al sito, usa il PIN, usa l'identità. Hanno detto, guardate, hanno fatto gli avvisi in modo che si sapesse, nel senso hanno dato pubblicità alla cosa, hanno detto domenica l'altro ieri, vacciniamo tutti quelli che sono nati nel 1936 a scaglioni orari. Alle 8 facciamo quelli che sono nati a gennaio, alle 9 a febbraio, alle 10. Quindi in base al mese in cui siete nati fate i calcoli, dovete presentarvi alle 4, alle 5, alle 6, fino alle 20, 12 ore in cui hanno ora per ora vaccinato mese per mese tutti nati del 36. Ma ti sembra una cosa così complicata da realizzare? No. A me no. Mi sembrava una cosa di sano buonsenso, no? Ma per arrivarci ci siamo arrivati al 28 di marzo 2021. Capisci come siamo messi? Tre giorni dopo il compleanno di Mina. No, nel senso capisco anche, ma non si può esportare da Treviso ville palladiane comprese nelle altre città? Qual è la difficoltà? Se loro sono stati svegli e bravi, perché non adottarlo anche noi? Comuni della Bassa Padana, dico nel mio caso. Ma perché c'è l'autonomia regionale, la sovranità regionale che si confronta fra regioni e con lo Stato, e quindi abbiamo 20 sistemi diversi, lo capisci? Io non voglio adesso addentrarmi perché abbiamo purtroppo esaurito il tempo, e anche con Mauro uno vorrebbe stare a parlare per ore. Primo, perché si fa capire quando parla, ma soprattutto collega la bocca al cervello, il che non è un'attività sempre del tutto comune. Ci lasci in un flash ricordandoci che cosa stai facendo, che cosa sei prossimo a fare dal punto di vista professionale? Che cosa sono prossimo a fare, se potessi interessare a qualcuno, stasera, a proposito della discussione appena accennata con tali cosiddetti emergenti della comunicazione moderna, gli influencers, va in onda una puntata di Maurizio Costanzo Show, dove io e questo signore chiacchieriamo amabilmente, anche se il perno
del programma delizioso realizzato nelle scorse ore da Maurizio Costanzo, verte su una specie di reunion dei protagonisti di Buona Domenica di 20 anni fa, tra i quali c'ero anch'io, e questo è il cosiddetto immediato. Poi sul fronte un po' più allargato ho firmato un programma che andrà in onda tra qualche settimana su una piattaforma e che riguarda la cosiddetta, adesso non so come chiamarla, mania, la chiamo io, del turismo cimiteriale. Lei pensi che allegria di programma sarà mai quello? Però saranno viaggi sulle tombe di qualcuno, fatte però in maniera, non dico cinica, ma molto quasi vicina, no? Beh, come quasi diceva Troisi nel film, ricordati che devi morire, mo me lo segno, va bene? Grazie. grazie Mauro, Piroso. Grazie, sì, buona giornata, buon lavoro, restituisco la linea a Milano, noi ci vediamo domani con Gianluca Nicoletti per parlare anche di disabilità. Buona giornata a tutti, arrivederci.